l'arbitro Barclay osserva il cronometro e poi dà il via. Partita! C'è subito il Centuria che va in avanti con Gomez, palla al piede, evita un avversario, scambia con Lotti, l'apertura per Marini, ribatte lo Jota Dortmund, la palla è fuori, rimessa con le mani per la squadra allenata da Andrew Lake. Schulz verso Müller, tra due avversari, ma viene chiuso, maggiore il pressing del Centuria in questa fase iniziale del match. What you say? Si conclude qui questa edizione flash di Planet Goal e vi ricordo che domenica la nostra trasmissione inizierà alle ore 18. Un affettuoso saluto dalla vostra Serena Michetti. Vedo con piacere che è molto ottimista sull'esito dell'incontro. Schulz verso Müller, tra due avversari, ma viene chiuso, maggiore il pressing del Centuria in questa fase iniziale del match. Ma che cos'è sto rumore? Ma cos'è? C'è una che soffre. Ma soffre d'asma? C'è no, perché sono che molti male, che non hanno capito. Allora, la voce che avete sentito prima è quella di Raffaele Auriemma, noto telecronista, giornalista sì, napoletano, amico mio, eccetera, cantore delle gesta del Napoli, partecipante, ospite di varie trasmissioni, il quale anni fa fu coinvolto in un film, cioè gli chiesero di fare una finta telecronaca per un film. Allora, secondo lui non era stato informato del fatto che il film era in realtà un film del grande Mario Salieri. E quando vide che la sua telecronaca venne inserita all'interno di un film porno di cui abbiamo sentito prima le gesta, si è incazzato e ha querelato il signor Salieri. Perché l'ha querelato? Sì, l'ha querelato. Ma come mai? Io ti giuro, l'unica persona per cui mi inginocchierei, una delle poche persone, si chiama Mario Salieri. Cioè, una delle poche persone per cui mi metterei in ginocchio. Ginocchio, però se l'hanno fatto a sua insaputa, gli deve portare via tutto. Non lo so. Secondo me, però sapeva. Non lo so. Non il giudice non sapere, ha assolto Salieri proprio ieri, credo, ieri o l'altro ieri. Ha assolto Salieri, davanti al quale mi inginocchio, il maestro Salieri, che adesso vuole fare causa ad Auriemma, ragazzi, ma non è meraviglioso? Per risarcimento danni, il grande Salieri davanti al quale mi inginocchio. Mi inginocchio per la maestria e per il fatto che ci ha regalato momenti indimenticabili della giovinezza, anche adesso ogni tanto si va a compuzzare. Mario Salieri, un grande del cinema porno, mi inginocchio. Io non ho mai visto nulla di questo signore. Tu non hai visto nulla di Salieri. Io mi inginocchio e mi faccio tantissimi, sono fatto e mi faccio ancora tantissime seghe davanti ai film saranno di Salieri. Saranno contenti i nostri editori di questo tuo messaggio, di sapere, certo, di sapere che hanno un dipendente che ha la qualifica di inviato, che si fa le seghe, davanti ai film di Mario Salieri, davanti ai film di tal Salieri. Sì, esatto, e lo dice nella fascia di massimo ascolto. Non solo lo dico, di non solo lo dico, saranno ma molto mi inginocchio di fronte a Salieri e ogni pure dipendente maschio, ma anche femmina, naturalmente. Sono usciti dei dati in cui l'Italia è ancora indietro, devo dire la verità, perché il 70% secondo Pornhub è su 100 utenti di Pornhub 70 sono maschi e 30 femmine. Nelle Filippine, per esempio, c'è un rapporto molto più vicino tra gli utenti femmine e gli utenti maschi. Dove c'è il signor Duterte? Allora, ti posso dire che tutti i dipendenti della Confindustria, tutti i dipendenti della Confindustria dovrebbero essere, come dire, abituati a vedere i film di Salieri, perché è un maestro assoluto. Ma non credo proprio, è un maestro assoluto. Perché pensano, a differenza tua, pensano a come tenere in piedi sto paese anziché fare quelle porcherie davanti ai film di questo qui, che non so neanche i titoli. Io non ho idea neanche di un titolo del film di questi qua. Salvatore da Napoli, vai, Salvatore. Porca Salvatore, mia, mai visto? Salvatore. Direttore, le mai aiutare? Santino non può stare carincia manco un altro giorno. L'ammazzeranno. No. Ma ti devo pure incapare una cosa, che nella mia prigione non si muore senza il mio permesso. E poi spiuno, quando parlano, si devono assumere la piena responsabilità di quello che fanno. E chi mi volesse rire? Che te voglio rire? Che mi sono sfastriata, mi sono scassata in palla di queste richieste d'aiuto. E vengono i bambini, le fidanzate, le mogli, e qua ci manca che vengono solo i nonni e zii. Non me ne fottro cazzo del tuo fidanzato. Guarda questo ufficio, guarda sto posto di merda. Io qua dentro ci passo 12 ore al giorno e non ho commesso nessun crimine. E lo sai quanto mi danno al mese? Lo Stato mi dà solamente 2 milioni tutto compreso, anche gli assegni familiari. E da lì ci devi pagare la casa, la macchina, da mangiare. E forse ti rimangono 4 soldi per puttane.
Almeno i soldi per le puttane li devo risparmiare, no? Mi spiego. Se ci dino vogliono tuoi che io gli faccio un favore, anche tu devi fare qualche piccolo sacrificio. Che ne dici, eh? Vedi che hai capito, bravo. Bravo. Si conclude qui questa edizione flash di Planet Goal e vi ricordo che domenica la nostra trasmissione inizierà alle ore 18. Un affettuoso saluto dalla vostra Serena Michetti. Ed è con noi una delle poche persone davanti alle quali io mi posso inginocchiare, altro che Floyd, altro che Floyd, altro che Stati Uniti, altro che Stati Uniti. Stai zitto tu, Parenzo, che ripeti sempre le stesse cose quando c'è Mario Salieri qui. Una delle poche persone davanti, davanti alle quali io mi inginocchio con devozione, non è per la cosa dell'America, Floyd, è la persona che mi ha regalato momenti di gioia estrema. L'altro giorno io sono andato a ripercorrere tutta la saga di Concetta Licata. A proposito, devi proteggere meglio i tuoi copyright, caro Mario, perché si possono prendere ovunque i tuoi film. Bisogna proteggere meglio questi capolavori. Epiche, stai zitto, Parenzo, proprio. Voglio che fai silenzio un attimo. Mario storie Salieri epiche. Con noi, eccoci qui. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Ciao, mi inginocchio, buonasera, sono in ginocchio. Maestro, sono in ginocchio davanti a te. Non mi ginocchio davanti a nessuno, davanti a te mi inginocchio. Lo so che tu non ami queste cose, però io ti assicuro che sei stato un pezzo fondamentale della mia crescita. Che ti devo dire? No, no. Ti ringrazio. E non credo che sia stata una crescita malsana. Certo, il sesso ha avuto una sua influenza nella mia vita. Beh, sei un malato. Ma sei no, sono malato, sono uno che ama il sesso. Sei, ma è anche certificato che tu, ce lo dicono tanti psichiatri, amici in comune, che hanno certificato il fatto che tu su questo hai una malattia. No, hai una malattia. Ma no, ma sono semplicemente amante del sesso in tutte le sue forme. Dai, assolutamente. Le persone che state con te lo sanno, sei una persona malata, no, che a un certo punto va anche. Però, si è fatta anche seguire. Ma non e è vero, ma che risultati, cazzo dici? No, va aggiungo con risultati evidenti. Negativi, cioè negativi. Allora, maestro, io voglio chiederti una cosa. È uscita la notizia che hai vinto la causa con sei stato assolto, diciamo, la causa con Raffaella Auriemma, perché ti aveva accusato di averlo messo, gigante, un attimo, di averlo messo in un film con una sua telecronaca che è andata a finire un film e lui non sapeva che era un film porno. Come si fa? Cioè, voglio dire, lui lo sapeva che il film era un film porno, no? Ma certamente che lo sapeva benissimo. Vedi, Auriemma, il problema è questo. Auriemma nasce come commentatore sportivo per piccole radio e TV locali. Gode di una certa notorietà in Campania per le sue frasi celebri, tipo si gonfia la rete, insomma, certo. E per le sue indiscusse capacità, perché è molto bravo anche. Assolutamente. Per questo motivo nel 2005, quando io realizzai questa serie che si intitolava Serie di Football, decisi di fargli commentare un torneo che avevo organizzato all'Etna Stadio di Praga, che è lo stadio dello Sparta Praga, tanto per intenderci. Proprio perché ritenevo fosse una voce interessante. Così, attraverso amici in comune, l'ho contattai e prendemmo un accordo economico, naturalmente. Fece la telecronaca. Hanno detto 500 euro, hanno scritto da qualche 500 parte. 500 euro all'epoca, 500 euro, è il 2005. Fece la telecronaca anche molto bene, devo dire. Firmò la liberatoria, fu pagato con un regolare. Ma lui assegno. Sapeva, tu sei sicuro? Lui sapeva. Ma certo che sapeva, ma a parte che fu presentato da amici in comune. Ma poi scusami, Giuseppe, io nel 2005 avevi già conosciuto anche dai bambini di 10 anni. Ma certo, già c'era stata Concetta Licata, già c'erano stati tutti i film. Ma poi c'era stata una rete locale, Telecapri, che praticamente trasmetteva costantemente tutti i miei film nella versione erotica. Cioè, in non casa. Poteva quindi, pensare, insomma, non poteva pensare di andare, come dire, a fare una telecronaca in un film. Tra l'altro, lui oltre che sapere benissimo chi fosse, insomma, mi mostrò anche, voglio dire, dei complimenti in merito al mio lavoro. Insomma, fu una collaborazione del tutto normale. Perché lui mi ha detto no, io non sapevo che sarei andato a finire dentro un porno. Questo mi ha detto. Adesso ti spiego i problemi quali sono. I problemi sono stati due, sostanzialmente. Il primo è che questa serie ebbe un enorme successo. Per due motivi. Per il motivo che praticamente fu una serie di poco Salieri football. Di poco antecedente alla nostra vittoria dei campionati del mondo, e fu commercializzata con un album di figurine in stile Panini, diciamo, quindi una cosa abbastanza inedita. E la
seconda è che alla fine di questa serie c'è una mia intervista esclusiva a Carlo Petrini, che era un ex calciatore della Roma, di Nils Lidom, Nereo Rocco, del Milan, eccetera, che praticamente espone una denuncia incredibile che andò a finire addirittura in alcuni uffici della magistratura. Però quello il punto è un altro. Lui sostiene, tu, ecco, insomma, queste le due tesi. Il punto è questo, adesso arriviamo al suo, che è il secondo punto. Il punto è questo, che lui nel 2008 viene assunto da Mediaset Premium, quindi la sua carriera inizia praticamente a diventare importante. Cioè, e lui si è vergognato dopo, si è vergognato di quella roba. Non dice. È che si è vergognato, Giuseppe, purtroppo in molti settori, vedi, io sono anche un direttore di doppiaggio, io ho lavorato, prima tu hai fatto ascoltare un brano di Concetta Ricata, quell'attore aspetta che non sento più niente. Allora, quell'attore che doppiava, ecco, quell'attore che doppia in dialetto napoletano un attore americano che si chiama Ron Jeremy. Come è no? Un famosissimo attore di cinema e di teatro. Ma che fine ha fatto Ron Jeremy intanto? Jeremy ebbe una disavventura, ebbe una malattia, insomma, abbastanza seria, si è ritirato, ma ora sta tranquillo, lui è una celebrità in America. Quindi, Ron Jeremy è un grandissimo, quello di Parenzo, quello un po', diciamo, nanerottolo, un po' grosso, che è un super dotato, grande protagonista del porno mondiale. Mi chiedo scusa. Però scusami, tornando ad Auriemma, davvero tu vuoi fare causa adesso a Auriemma per risarcimento danni? Ah, ma questo è fuori discussione, già lunedì ho appuntamento col mio legale per avanzare causa. Cioè, a me mi ha infangato questo signore, ha cominciato a rilasciare dichiarazioni di truffa, cioè che io l'ho truffato, che io gli ho nascosto, come se io avessi bisogno di Auriemma per vendere i miei film, capisci? Come se Auriemma fosse Moana Pozzi. Cioè, ma è una cosa incredibile. Per cui tu quanti soldi gli vuoi chiedere per quello che per questa ma presunta? Questo lo stabilirà il mio avvocato, comunque è una cifra importante sicuramente. Addirittura è stato molto molto serio. Cioè più di 50.000 euro gli vuoi chiedere? 50, sicuramente, sicuramente più di 50.000 euro. Ma poveretto, ma poverino, ma come si fa? Se quello si sente diffamato, che devi fare? Cioè, nel senso, se uno gli ha detto sei un truffatore, hai fatto questo, quello giustamente. Lui ha rilasciato delle dichiarazioni molto serie che sono tutte quante naturalmente riportate, anche in rete, insomma, che hanno grande scontro Salieri napoletano e Auriemma napoletano, fantastico. Però cosa che tra l'altro a me non interessava nemmeno, cioè io questa denuncia lui l'ha fatta 6 anni dopo praticamente, cioè ha collaborato con me nel 2005 e mi ha querelato nel 2011, cioè 6 anni dopo, quando il film era andato sulle reti Sky, aveva venduto migliaia e migliaia di videocassette e di DVD, e lui così stranamente 6 anni dopo va a fare. Senti, ma se tu dovessi rifare oggi un film sul calcio, chi prenderesti come protagonisti del mondo del calcio? Cioè del mondo del calcio di adesso, chi ti sembra adatto a fare un film con te? So che tu non ami le star, no? Tu hai scoperto degli attori che non erano noti, insomma, li hai fatti diventare famosi. Ma del mondo del calcio di adesso, chi prenderesti? Guarda, tu parli con una persona che non è molto accorsata, ti dico la verità, perché non è tra i miei sport preferiti. Comunque, certamente Cristiano Ronaldo, insomma, è un bel personaggio, che certamente, insomma, potrebbe suscitare l'interesse, soprattutto secondo te, un grande chiavatore. Probabilmente sì. Senti, ma che fine ha fatto? Io sono sempre curioso di chiederti, Gio Calzone, adesso Parenzo non lo conosce, ma Gio Calzone, nel mondo degli amanti del porno, conosco stato... Calzone, beh, la pizza, amico, Calzone. Sì, però è chiaramente uno pseudonimo, però Gio Calzone è un personaggio innanzitutto con una minchia notevole, con una minchia... Quello pseudonimo glielo devi io, perché durante una produzione a Napoli che si intitolava Sceneggiata napoletana, lo portai per la prima volta nella sua vita a mangiare una pizza. Lui è francese, è un attore francese. Dico, lo portai per la prima volta a mangiare una pizza a Napoli e si mangiò 4 calzoni napoletani, che è una cosa assolutamente indecente. Da lì nacque il soprannome Calzone. Adesso Gio Calzone, che si chiama Joselen, vive a Budapest e si occupa di ristrutturazioni immobiliari. Si è ritirato dal porno. Da più di 10 anni. E Roberto Malone invece ha un ristorantino a Cannes da parecchi anni, vive lì a Cannes insieme alla sua compagna Eva. Anche lui si è ritirato. Lui si è ritirato fino a un certo punto, perché se qualcuno lo chiama va a girare, insomma, non si crea problemi. Però diciamo che la sua occupazione principale adesso è questo ristorante, questa trattoria a Cannes. Ma una delle delusioni più grandi che ha avuto
la parte, che ne so, di porno attrici, qual è stata una donna che ti ha deluso, che poi si è ritirata? Mona delusione. Ah, Mona perché? Perché è una delusione? Perché era una donna estremamente intelligente, estremamente piacevole, sì, con cui si conversava, una meraviglia, ma sul set, da un punto, sulle scene di sesso era, sì, una statua, cioè era una cosa veramente indescrivibile. Per riuscire a tirare fuori qualche emozione bisognava lavorarci tantissimo sopra. Ma questo è interessante, perché molti considerano, sì, l'aspetto di Moana Pozzi come grande pornostar. In realtà, secondo me, era più una persona cerebrale e di intelligenza, di conoscenza, cioè, più che un'attrice, più che una performer sul set, secondo me. Assolutamente, come performer a mio avviso non valeva nulla. Senti, era però una donna dotata di grandissima intelligenza e di grandi capacità comunicative. Un'ultima cosa, scusami, recentemente abbiamo parlato di una cosa che ovviamente molto nota, che è lo squirt. Tu sei dell'idea che lo squirting sia, non so se te l'ho già chiesto, sia una roba totalmente finta nei tuoi film non c'è quasi mai lo squirt. Senti, no, a me fa un po' schifo, ti dico la verità, anche perché spesso questo squirt è pipì, insomma, quindi voglio dire è una pratica che a me non piace particolarmente. Ci vorrebbe un grande confronto con la signora lì, come si chiama la signora quella? Sì, che è quella, la squirtatrice nostra preferita, quella che dice di avere tre litri, di fare tre litri. Ci vorrebbe un grande confronto. Cioè, tu non lo fai mai, nei tuoi film non c'è quasi mai. No, non contengono questo. Ed è tutto, ed è tutto finto, secondo te, nel porno? Cioè, no, guarda, sinceramente, non lo sai. Non saprei. Credo che in alcuni casi possa essere vero, ma insomma, in gran parte dei casi si tratta di pipì, insomma, non, va bene. Non di altro. Ciao, amico mio, a presto. Ciao, grazie. Ti abbraccio, viva Salieri! Mi inginocchio davanti al maestro assoluto, l'unico davanti al quale mi inginocchio, italiani!